appesi qui al Pallatrento, e sono tante veramente. Casadei ancora in ricezione di Bari, attacco di Stoker, tocca il muro di Modena, arriva la grande difesa di Casadei, poi Coi, questo è fuori dell'asta però. cosa ha fatto Coi? Sì. Che è rimasto a terra Rafael. Che è successo? Attenzione, ha preso una botta. Io credo che sia stato colpito in una parte. No. Eh sì, di rimbalzo, forse è stato colpito, non lo so, colpito lì, credo, di rimbalzo da Coi. Sì, cioè Coi ha fatto una cosa improponibile, ovviamente, da togliere, da cancellare. E deve battere i piedi, così si fa di solito, no? Là chi... sì, Rafael, sì. Se il dolore, tallone, se il dolore è lì, arriva il ghiaccio. E vabbè, la rottura delle uova per Pasqua comunque ce l'hanno tutti quanti i nostri cari amici telespettatori, anche in campo c'è stato un tentativo. Che sorpresa uscirà? E Rafael è di nuovo in efficienza, non ha voluto il ghiaccio perché... No, però ha cambiato il modo di chiamare la palla. Vieni in due, perché mi raccomando. Ha usato questo suono di voce un po' ambiguo, un po' stridulo. La ricezione di Magnà, Bruno da Coistra. Senti, Coi ha tirato una palla un po' strana, ti ha preso e ti ha fatto male. Credo perché non te l'aspettavi quel pallone, soprattutto. Non l'aspettavo, poi c'è da dire che sono contento perché la mia moglie è già incinta, quindi... Allora, mettiamo qui perché questo è molto prezioso, più prezioso che questo trofeo, per cui lo teniamo lì, per carità. Non me l'aspettavo, quindi è stato così, non avevo mai visto una palla così. Quindi. È imprevedibile, Coi. Imprevedibile, esatto. Molto imprevedibile. Però è forte pure. Va bene, allora appuntamento con voi di Trento, è giovedì a Modena per...